Ciao a tutti, oggi mi trovo a Partinico, a due passi da Palermo, con l'istruttore Vito Calecca e con suo padre Nino. Grazie di averci intanto accolti qui nella vostra pizzeria. E Piacere, tra poco un'ora. faremo vedere ai nostri follower un vostro prodotto che, ve lo dico prima, all'inizio potrete pensare che è una cosa semplice, non ci vuole niente a farla. Non è così. Per il semplice fatto che in tante pizzerie d'Italia e anche del mondo che appunto ho visitato, questo prodotto così non l'avevo ancora visto e ritengo, e poi me l'hanno confermato dagli acquisti che loro fanno, che questo può essere un prodotto, per loro già lo è, vincente per molte pizzerie, ma vincente parlo che con questo prodotto sono straconvinto che si può fatturare veramente tanto e loro, non a caso, già lo fanno. Sto parlando di un prodotto che ha inventato Nino, Sì. che si chiama fagottino Con la di Nutella. Nutella o con la Nutella. Con Adesso la Nutella. noi lo vedremo tutti i Sì, processi, poi perché. ovviamente dentro, questo nasce per essere, faccio dire a te tutto, Sì. Nino, nasce per essere, e come loro già fanno con la Nutella, però mi sono venute in mente anche delle idee, potete farlo anche con la Nutella bianca, col Sì, pistacchio, con tutti i con modi cose di che. questo. Perfetto. Lascio intanto la parola a te, Nino, e poi anche a Vito. Tu perché sei l'inventore? Come ti è venuta questa idea? Mi è venuta questa idea, un giorno mi trovavo così, diciamo che tutti mi cercavano Nutella, Nutella, la pizza con la Nutella. E così un giorno ho aperto una pagnotta e l'ho tagliata in otto, l'ho infornata e mi è venuta l'idea del fagottino con la Nutella, ma già da 24 anni, perché è da 25 anni che siamo qua, siamo aperti, in questa attività e praticamente è un prodotto che è andato avanti con il tempo, ma ha parecchio fatturato perché si vede è proprio tutto con la Io Nutella. confermo, ho visto i numeri di fatturato che loro fanno solo con questo prodotto. Ovviamente questa è una pizzeria, quindi fa pizze, no? Non fa solo questo, ma solo di questo prodotto e solamente di acquisto di Nutella fanno oltre 50.000 euro. Cioè, solo di acquisto di Nutella stiamo parlando, quindi rendetevi conto, per questo che ci ho voluto dedicare un video. La cosa bella è che uno dice: ma che ci vuole a fare un fagottino? No. Ripeto, Niente, adesso lo è la vedrete, cosa è che scusa, semplice, però. scusa se ti interrompo. La cosa più bella è stata che da noi, già 12 anni fa, così è venuto il direttore della Ferrero della zona della Sicilia, curioso di sapere tutta questa Nutella La prima che cosa che ha consumo. detto dove si trova questo supermercato? E il rappresentante di zona ha detto, ad esempio, ha detto, ma non è un supermercato, è una pizzeria da asporto. È una Pensiamo. pizzeria di asporto questa qua, ecco. Sì, sì, sì. E poi non è a Palermo, ma No, parliamo un che paese di siamo, 35.000 ecco, abitanti, con sì, no. diverse pizzerie. Io l'ho visto, mi è piaciuto molto e ho detto, cioè se io dovessi aprire adesso un punto anche piccolo, io punterei molto a questo prodotto qui, anche all'estero, specialmente ne no, poi la Nutella chiaramente è una cosa Certo. internazionale che Sì, piace a tutti in tutto il Nutella. mondo, però presentata in questo modo. Già le pizze con la Nutella nelle varie pizzerie comunque vanno, però presentata in questo modo è un'idea pazzesca, mi è Sì, piaciuta perché moltissimo. tu gusti la pasta, cioè la pasta che è abbastanza una pasta buonissima, non lo dico io, ma lo dicono i Lo dice nostri la gente. clienti. E a parte questo, ti gusti dolce e salato, che è un gusto proprio Ma perfetto. poi mi è piaciuto e adesso lo vedrete, non continuo perché passiamo subito all'azione. Sì. E perché mi ha colpito per come si presenta. Ok? Ok, Seguiteci. facciamo Allora, vedere. Nino, oppure direttamente Vito, mettetevi all'opera che così svegliamo subito di cosa abbiamo parlato fino Va adesso. bene, sono fiero di vedere questo nostro prodotto E loro sono curiosi dopo tutta la presentazione che ho fatto. Allora, impiegherà. Vito. Sì, questo è un impasto diretto. Idratato al 62%, farina a doppio zero. Adesso il peso è sulle 750 grammi, Sì. il panetto è sulle 750 Sì. grammi. Adesso faccio vedere la tecnica, lo lascio a mio Sì. padre, comunque lui l'inventore, lascio a Certo. lui questo onore. Vi faccio Grazie. vedere come lo stende e la tecnica che utilizziamo Sì. per questo semplice panetto che possiamo trasformare. Allora, Ok. prego. Ok.
Noi semplicemente facciamo che stendiamo la pasta così, dipende come la pasta, perché la faccio con il mattarello o semplicemente gli do un colpo nella macchinetta, la sono già da solo e già ce l'ho pronta. Poi c'ho la misura, perché è sempre una cosa artigianalmente. Quindi abbiamo visto anche questa base di legno che sì. Ti sei fatto tu proprio per questo. Sì. Per, diciamo, è sempre una cosa fatta artigianalmente, però sì. Cerchiamo di dare un'inquadrata sì. Sempre per il sì. Far vedere sempre tutto lo stesso. Perfetto, questo abbiamo. Poi prendiamo la pizza. Ecco fatto. Due. Tre. E quattro. Già fatto. Un prossimo step, infornare tutto. Pensate alla prossima mossa. Questa ci vuole una tecnica particolare. Perché non porto, perché ci vuole anche un po' di tempo. Metto dentro. Allora, adesso diranno, sta infornando una focaccia, giustamente dicono, ma quale sarebbe la novità? Cosa succede tra poco che lo vedrete? Chi lo spiega di voi? Tra poco vedrete un prodotto semplice, ma giustamente con una sorpresa. Lo facciamo vedere anche dopo, perché siamo così un po' sulle spine e dico, questo prodotto cos'è? Cosa faranno? Cosa ci sarà mai? Giustamente l'abbiamo anticipato anche prima, però meglio vederlo. Facciamo vedere. Eccoli qua i vari spicchi. Siamo qui, lo facciamo raffreddare un poco. Sì. Per non farlo prendere l'umidità. Questo è il prodotto finito. Bene. Finito come cottura. Dopodiché, nel frattempo che comunque è raffreddo, vi raccontiamo un po' anche da dove è nato il nome sì. Di questo fagottino. Allora, diciamo che mio padre ha anticipato, anzi ha spiegato come è nato questa idea, come è venuta questa idea. Poi dobbiamo trovare un nome. Siccome siamo qui, lui si chiama Nino, allora inizialmente abbiamo chiamato il fagotto di Nino, il cosa di Nino. Allora di prima Nino. Si chiamava fagottino, infatti fammi un fagotto, poi l'abbiamo semplificato, ci è venuta l'idea. Ma chiamiamolo fagottino, infatti il nome fagottino deriva anche dal fatto di fagottino. Certo, perché comunque l'inventore è stato lui. Certo. Dobbiamo dare anche il nome, un prodotto personalizzato. Allora qualcuno dirà, ma scusa, ma mi faccio il calzone con la Nutella, è la stessa identica cosa, a parte che ancora qua non c'è la Nutella, quindi adesso facciamo vedere. Perfetto. Non è la stessa cosa, spiega perché. Allora, perché? Perché giustamente questi qua, prima di tutto, oltre alla tecnica che abbiamo sviluppato, perché c'è una grammatura precisa, una redazione precisa, una tecnica particolare, il fagottino diciamo che risulta gonfio, ma non troppo... Facciamolo vedere in telecamera. Sì, non troppo pieno di pasta, di cui richiama una rosticceria siciliana, però semplificata con lo stesso impasto della pizza. Noi cosa facciamo? Semplicemente, siccome è un impasto che si adatta sia con il dolce che con il salato, noi lo riempiamo con la Nutella, ma si può fare anche a piacere. Però la differenza è che la Nutella nel calzone sì, va in cottura. Va in cottura, quindi no. Ecco. Qui no. Come dice con... Questo però lo vediamo dopo. Lo vediamo dopo. Finiamo bene tutto il procedimento del fagottino. Dopodiché... Allora, quindi comunque qua va Nutella che non è in cottura. No, vediamo subito. No. Bene. Quindi comunque c'è una bella differenza. Sì, 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 perché così il prodotto non andiamo a vedere Nino. Andiamo a vedere Nino. La prossima mossa e noi prendiamo il fagottino e facciamo bella una di qua, così viene tutto ripieno. E questo è il prodotto finito con la Nutella. È un prodotto adatto a tutte le età, dai più piccoli ai più grandi. Più o meno quanto si può conservare, diciamo, al massimo? Allora, questo va consumato in giornata. Infatti noi facciamo una cottura, una precottura. Infatti, come si vede,
non è molto cotto, perché questo va esposto in vetrina. Il bello che è tutto chiuso, perché comunque il piccolo foro poi di Nutella nemmeno si vede più, devo dire, come vedete. Quindi chi lo compra c'ha tipo un panino chiuso, che non è un panino perché il panino è tagliato a metà, questo si vede uno specchio completamente chiuso, pieno di Nutella. Farcito di Nutella, sì. Ecco. Uno scrigno pieno di gusto. E con questo te lo do? Con questo prodotto sono record della Sicilia di acquisto di Nutella, compreso città grandi e pizzerie molto grandi. Come quindi, pizzeria siamo i primi al consumo della Nutella. Infatti abbiamo un canale diretto con la Ferrero, che ci fornisce la Nutella. Diciamo che sono anni in cui noi fatturiamo di più di 50.000 euro soltanto di Nutella, stiamo parlando, perché è un prodotto che piace a tutti, comunque è un prodotto nostro, si possono copiare, ma non è lo stesso prodotto. Diciamo perché noi abbiamo perfezionato le tecniche, perché inizialmente non era così, adesso siamo arrivati a un livello superiore. Io ho voluto dedicare un video proprio a questo prodotto, che ripeto, qualcuno potrà pensare che è una cosa semplice, banale, non è del tutto così, perché pensate il potenziale che può avere questo prodotto in una pizzeria da sport, in bar per esempio, anche vicini a località turistiche di mare, di montagna, vicino alle scuole. Quanti pezzi si possono vendere di questo? Immaginatevi. Ecco. Io dico, secondo me comunque non è molto conosciuto, perché giustamente si conosce magari soltanto qui in paese, però comunque potrebbe essere un prodotto da proporre ai clienti, anche già le pizzerie avviate, ci sono anche le altre pizzerie, come un tester, diciamo, da porgere alle persone, un diversivo. Sì, non è un solito prodotto che si trova ovunque, perché non è quasi quella classica con il calzone con la Nutella oppure la pizza con la Nutella. Questo è un fagottino. È sempre un fagottino di Nino. Bravo Nino che ad averlo inventato tanti anni fa. E è uno spunto in più che vi abbiamo dato, grazie anche a te di averselo presentato. Di nulla. Se volete fare, oltretutto mi riaggancio prima di chiudere, un corso per diventare pizzaiolo anche qui a Partinico con Vito Caleca. Continuate. Sì, è diventato adesso il mio professore, perché ha studiato gli impasti, insegna pure molti ragazzi sono trovati con tanto di attestato tutto, diciamo, bene, mi fanno sempre, dicono grazie, hanno aumentato anche loro i fatturati, perché diciamo giustamente avere un prodotto un po' non troppo evoluto, però comunque sono persone che hanno voluto cambiare queste prospettive di vita, dice vabbè, dobbiamo via il prodotto, si affidano ad un professionista, sempre grazie ad Arturo che diciamo, fa la sua pubblicità. Questi ragazzi vengono da me e poi si complimentano per i risultati che hanno ottenuto. Anche io ho fatto vedere delle foto dei corsisti, cosa hanno fatto, la pizza che ho presentato e come io l'abbiamo giustamente trattato, me anche questa professionalità. Io vi ringrazio ancora tutti e due, continuate a seguirci. Alla prossima. Ciao. Okay.